Ciao a tutti e benvenuti nel nuovo video di Magic Batch, la prima della serie che faremo in questo canale. Adesso vedremo se faremo un canale laterale, ma penso che faremo tutto qui perché tanto bene o male va bene anche qui. Non sto a fare troppi canali, troppe cose per non incasinarvi ancora di più quelle che sono le potrebbero essere le problematiche della cosa. Allora, adesso io qua però bisogna tenere un attimo nell'altro monitor la chat piccolina perché devo andare a vedere le foto. Allora, oggi cosa andiamo a parlare? Andiamo a parlare di quello che sta succedendo un pochettino di più da noi, insomma, in Romagna, la nostra regione, ma anche in altre regioni purtroppo, che è il problema dell'alluvione. Quindi vi do un'infarinata di quella che è l'alluvione, di come comportarci, vedremo delle foto insieme, come comportarci nei vari scenari e cosa fare e cosa non fare. Una cosa veloce, c'è chi gli piace, c'è chi non gli piace. Di solito le mie live piacciono un po' a tutti. Questa è un pochettino, sarà un pochettino più noiosa, ma visto che è nato questo nuovo gruppo che sta avendo un po' di successo ultimamente, e mi fa piacere della cosa, è buona cosa coltivarlo con anche dei corsi online, e poi faremo anche, per chi è interessato in Emilia Romagna, anche dei corsi più specifici di soccorso, delle selezioni per selezionare delle persone che vogliono venire con noi, tutto quello che è necessario. E mi chiederete anche nei commenti e tutto, anche in messaggi privati, come vedete, me ne è arrivato uno che adesso mi arrivano di continuo. Comunque, andiamo a parlare di quella che è l'alluvione. Andiamo a iniziare. Allora, innanzitutto aprire un attimo le foto così. Ok. Quindi andiamo a mettere lo schermo e a cavare questa. Volete vedere anche il mio faccione? Vi faccio vedere oggi. Allora, aspetta, ordina, posto in cima, sennò non mi vedete, vero? Ricattura video, vi ho detto, posto in cima, aspetta, non mi vedete lo stesso, vabbè. Ok, c'è, ma non si vede, perché non si vede? Cattura schermo un attimo. Allora. Una porta su. Ordina, porta in cima, non ci stiamo a perdere troppo tempo, se va, va, se non va. Allora, vediamo un po'. Qui se ne vedo la scena. Ah, vabbè. Non so dove è sparito, magari forma, dato lo schermo, ah, non so dove è sparito. Si è sparito tutto quanto ho fatto una roba oggi che si era sparito. Ok, mi vedete bene o male, se è meglio che male che bene, non è proprio un male. Ok, dai.
ci siamo, diciamo che quello che dovevamo fare lo siamo riusciti a fare. Perso un po' di tempo magari, ma diciamo di sì, importante poi. Oh, non vedete, sono problemi vostri, io ci sono. Ok, tutto lo schermo, perfetto. Facciamo un po' di righe. Vabbè, se no, insomma, ragazzi, facciamo noioso loro, facciamo una cosa, ultima cosa, vediamo un attimo, porto in cima. Ok, adesso ci siamo, se no non ci vede. Allora, andiamo comunque a chiudere questa e andiamo a guardare un po' quella che è l'alluvione, come avevamo detto. Allora, sono queste anche relativamente no. Allora, questa è una situazione in cui ci si può trovare durante un'alluvione. Cosa facciamo? Vediamo, usciamo di casa e ci troviamo il nostro garage, cantina, scantinato, cortile, quello che è ribassato. Di solito quando ci sono delle rampe ci sono queste situazioni. Allora, queste sono situazioni all'ordine del giorno ormai, perché con cambiamento, tra virgolette, climatico, cioè vogliamo far passare per cambiamento climatico, comunque prendiamolo con le pinze che c'è cambiamento climatico. E ci troviamo questa situazione. Cosa dobbiamo fare in questa situazione? Andiamo a incominciare a capire un po' la situazione. Allora, noi vi voglio far vedere un po' di situazioni di ok. Questo mettiamo che sia all'interno della cantina dove voi andate, dove voi avete la vostra situazione, vi affacciate la porta, aprite la porta, quello che è, e vi trovate questa situazione. Come ci comportiamo in questa situazione? Cosa importante. Questa è, noi abbiamo, innanzitutto dobbiamo visualizzare tutto ciò che dalla porta, senza entrare, troviamo dentro. Cosa troviamo? Un freezer ribaltato. Troviamo delle bottiglie, troviamo delle cose. Cioè, la prima cosa che noi ci basiamo, noi soccorritori, nostra squadra speciale, soprattutto, ma un po' quasi i pompieri, ecco, le cose tutte bene o male usano tutte la stessa pratica. Allora, qui abbiamo un tubo dell'acqua, sembrerebbe. Io qui una foto che ho preso da internet, non me la sono ancora guardata, ma la guardo la prima volta qui con voi. Quindi vedo un portabottiglie, delle bottiglie a terra, e delle bottiglie qua, delle bottiglie di liquore, ok, qui ci sono delle bottiglie, queste potrebbero essere. Qui c'è un cestino rovesciato, qua sembra della Coca-Cola, vino. Un freezer per terra. Ora, io mi puntualizzo una sportina che non so cosa c'è dentro. Ora, io la prima cosa che faccio, sono il proprietario della casa, so cosa c'è e quindi, consiglio mio, rimanete fermi. Cioè, non fate niente perché andate a mettere a rischio la vostra comunità e quella di comunque di chi vi verrà anche dopo se scegliete ad aiutare. Vi vado a spiegare il perché di questa cosa. Ora, io sono il proprietario di casa, so cosa c'è nella cantina. Io, soccorritore, vengo ad aiutare te. Vengo ad aiutare te, la prima cosa che faccio è ti chiedo che cosa c'è nella cantina. Prima di entrare ancora. Ora, prima cosa che si fa, colloquio con il proprietario di casa. Cosa c'hai nella cantina? Prodotti chimici, prodotti pericolosi, vernici, cose così, soda caustica. Allora, mi concentro molto sulla soda caustica. La soda caustica è un prodotto che pochi sanno che a contatto con l'acqua può prendere fuoco. La candeggina, insieme alla soda caustica, come la soda caustica a contatto con l'acqua, rilascia dei gas molto molto tossici per l'essere umano. Insomma, due, tre aspirate di quelle cose lì e ti saluto Italia. Ok? E quindi la prima cosa che si fa è controllare sempre, parlare sempre col proprietario di casa quali sono le condizioni, quali sono i
i prodotti tenuti in quella cantina allagati col garage allagato, il cuscino scantinato sottoscala, quello che è allagato. Hai dei prodotti chimici, hai delle vernici, hai delle cose che tu non sai, io te lo chiedo, hai della soda caustica. La soda caustica è una delle cose più complicate e più pericolose che ci sono al mondo a contatto con l'acqua. Poi viene la candeggina, poi viene il resto. Poi io arrivo dalla porta, innanzitutto vengo dalla porta con la mia pilina, perché vengo con la mia pilina? Perché io col proprietario gli dico, io vengo di sotto a vedere, dopo che tu mi hai staccato il contatore generale della casa. Ma io non mi fido che tu mi stacchi il contatore generale della casa, io vengo a vedere con te che tu mi stai staccando effettivamente il contatore generale della casa. Una volta staccato il contatore generale della casa, io voglio assicurarmi che non venga qualcuno che dice, vabbè, oh, qui ora sto coso con l'acqua, è saltata la luce, viene il primo patacca di turno, intanto che io sono di sotto una cosa o un'altra, mi attacca la luce. Quindi cosa si fa? Io ho dei cartellini che me li sono fatti io, con scritto non accendere il quadro e me li attacco al contatore, non attaccare il quadro. Pericolo. Scritto pericolo, non attaccare il quadro e me li attacco al quadro elettrico. Sono sicuro che a meno che non venga analfabeta, qualcuno sa leggere e mi dice ok. Io non vado ad attaccare il quadro, perché? Perché io ho sto freezer. Sto freezer poteva esserci rovesciato, ma può essere attaccato alla corrente elettrica. La corrente elettrica con l'acqua non va d'accordo. Andiamo a vedere un'altra foto. Questa che ne avevo una qua, che andava a spiegare, così rimaniamo sul pezzo, diciamo. Questa. Allora, questa è la foto che noi andiamo a vedere perché cosa c'è qui che non funziona. Io arrivo in questo scantinato allagato, cantino allagato, quello che è. C'è poca acqua, perché ce n'è poca. Però io qui la prima cosa che mi salta l'occhio senza entrare è ho un cavo a mollo di una lavatrice. Allora, questo cavo mollo di questa lavatrice mi piace poco poco. Perché mi piace poco poco? Perché mannaggia, riesco a fare giusto. Perché un cavo può essere scoperto, oppure può essere una lavatrice molto vecchia, quindi può essersi mangiato un po' comunque l'acqua, non ha osce, ragazzi, quindi se si infila un goccio, anche una goccia d'acqua, tutto questo pavimento, tutto quello che avete, anche un litro d'acqua, diventa elettrificato. Quindi l'importanza di, prima di intervenire sia da proprietari che da persone esterne, quindi da soccorritori nel mio caso, non andate mai in un posto dove c'è acqua senza aver accertato prima delle due cose che vi ho detto: niente prodotti chimici, niente corrente elettrica. Questa è la prima cosa. Poi come facciamo? Ci incominciamo a muovere dentro questo ambito, sia proprietario che non proprietario. Ora, i miei consigli sono: poca acqua, molta acqua, mettiamoci, teniamo sempre in casa un paio di guanti di gomma. Perché un paio di guanti di gomma? Perché la gomma isola dalla corrente, isola da quelli che possono essere i possibili prodotti chimici che sono a contatto con l'acqua ed isola dagli acidi, quelle cose lì. E quindi un paio di stivali di gomma, poco o molta acqua che ci sia, anche perché preserva l'integrità della pelle del piede. Andiamo a vedere i guanti di gomma, bene o male un paio di guanti di gomma è sempre meglio averli di quelli lunghi, non di quelli corti. Quindi un paio di guanti, anche va bene anche quelli da cucina, quelli da infermiera, come si trovano. E così siamo sicuri che non andiamo a toccare anche con mano quelli che sono i possibili rischi chimici. E abbiamo visto quello che è la cantina. Adesso andiamo. Allora, quindi vabbè, questa qui è la foto che avevo fatto vedere, quindi andiamo a ricapitolare un attimo, poi passiamo avanti. Stacchiamo la luce, quindi il contatore generale, il nostro cartellino con scritto non attaccare la luce beota, così siamo sicuri. E abbiamo staccato la luce. Perché abbiamo staccato la luce? L'ho detto prima. Andiamo a vedere che non ci siano prodotti chimici. Quindi noi entriamo, questa qui è un'altra immagine che rappresenta una cantina allagata, dove ecco qui ci sono per esempio dei prodotti chimici che io dalla scala qua su ben sicuro, poi sicuro è morto, ha fatto una brutta fine, però io dalla porta mi affaccio, non entro ancora, quindi non vengo giù per le scale, perché questi prodotti qui, se fossero a contatto con l'acqua,
avrebbero rilasciato già un gas tossico che io, come entro dalla porta, due o tre snasate e ti saluto. Quindi, bisogna stare attento. Poi, seconda cosa, qui abbiamo una caldaia elettrica bassa, di solito non le mettono mai basse, una lavatrice bassa e sicuramente queste cose qui, se qui c'è corrente in alto, c'è corrente anche in basso. Lascia che le spine siano anche in alto, ma queste cose qui hanno sicuramente dei cavi stesi per terra. Quindi non va bene, no buono come si dice. E i prodotti che saltano all'occhio, questi a me mi fanno tornare indietro. Attenzione, c'è qualcosa che sono lì. Sono sulle mensole, sono in alto, stacco solo la luce perché vedo che sono lì. Però vado comunque a informarmi col proprietario che effettivamente siano quei prodotti chimici, fossero solo quelli e non ne avesse degli altri. Che fossero solo detersivi, che non ci fossero altre cose, che dicevo, però dargli un'occhiata così, c'erano delle vernici, no, 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 non si fa, non si interviene in quei casi lì, né io, né, cioè io come soccorritore non intervengo, il proprietario poi il consiglio mio è non intervenire, poi dopo uno fa quello che crede giusto nella sua vita. Poi quando si va a fare un'ispezione, adesso io qui ho due cose prese da internet, è sempre cosa buona e giusta non essere degli eroi. Cosa vuol dire non essere degli eroi? Non andare a intervenire da soli. Cioè, nel senso, io adesso all'allagamento vado di sotto a vedere com'è la cantina da solo. No. Se c'è modo, se si ha più persone in una famiglia, andiamoci accompagnati. Perché andiamoci accompagnati? Perché se io sto male, l'altro mi può aiutare o può chiamare i soccorsi. Questa è un'altra cosa, sempre la citazione di eroe, che uno non deve fare l'eroe e deve farsi aiutare, perché sennò poi ok, quindi ti dice che non devo fare, torniamo sempre sul discorso elettrico, corrente elettrica, dopo un allagamento bisogna staccare la luce. Questa è un'altra foto che ho preso in queste condizioni qui. Io qui non sono in una cantina, però mi è arrivata l'acqua in casa. In condizione di acqua in casa, così c'ho una cucina, c'ho dei mobili. Sicuramente in questa stanza, come in altre stanze, perché la corrente passa attraverso anche le porte, se passa da sotto, e sicuramente a questa altezza qui io già presumo di avere delle spine a mollo. Quindi io prima di entrare in casa, o se sono al piano di sopra, che scendo di sotto, che vedo questa situazione dalle scale, stacco la luce. Non posso staccare la luce? Non vado di sotto. 90% dei casi la luce salta da sola, quindi ci troviamo al buio, quindi è sempre bello avere una bella pila a portata di mano al piano di sopra. Se scendiamo di sotto che questa situazione qui, no, io non scendo. Anche se non c'è luce, non scendete, non vi fidate mai, perché molte volte i contatori hanno due o tre interruttori, può essere saltato solo quello delle prese e non si sa se quell'acqua è lubrificata. Metterci un piede non è una soluzione. Non è una soluzione furba. Allora, cosa ho visto qua in internet di queste cose che andiamo subito a parlarne? Io vedo l'alluvione, è arrivata l'alluvione, una cosa o un'altra, sono sceso dal letto, cosa faccio? Vado di sotto con i piedi scalzi. Perché non vado di sotto con i piedi scalzi? Perché innanzitutto ritorniamo al discorso della corrente, ci può essere corrente, ma la cosa che potrebbe esserci, se non c'è corrente, ci si assicura che abbia staccato la corrente. Qui è tutto sotto sopra. L'acqua qui è, mi ha buttato giù la porta del garage, la porta finestra, quello che è. Quindi qui io posso avere dei vetri, io posso avere delle bottiglie rotte, io qui posso, insomma, il pericolo di farsi male è tanto, ma veramente veramente tanto. È bene localizzare prima delle alluvioni, quindi nelle possibili alluvioni, cosa buona e giusta. I tombini aperti. Cosa vuol dire tombini aperti? Io in casa, nel garage, cosa, può capitare che abbiamo dei tombini. Cosa facciamo con i tombini? Quando l'acqua tende a salire, soprattutto dalle falde, noi abbiamo la possibilità, l'85% dei casi, che quei tombini che noi non ci siamo segnati prima dell'alluvione si siano aperti, soprattutto se sono in plastica o cosa. L'acqua porta le navi. Quindi ragazzi, l'acqua quando spinge, spinge. E quindi andiamo a stare molto molto attenti a quelli che sono i possibili tombini aperti, perché noi ci troviamo in una condizione in cui andiamo in un garage dove ci camminiamo tutti i giorni, non abbiamo considerato che ci potrebbe essere una fogna o un pozzetto, qualcosa, fondi anche 2-3 metri, perché per romperci una gamba basta che un altro metro. E il tombino, se è uscito coperchio, c'è l'acqua sporca, non lo vediamo, abbiamo i nostri stivali, abbiamo le nostre cose. E quindi ci caschiamo dentro.
Cosa preveniamo questa cosa? Come prevenire il tombino aperto se noi sappiamo che c'è? Uno, non sappiamo che c'è, sappiamo dove è localizzato. Due, ho staccato la luce, mi sono messo i miei bei stivali, sono in sicurezza, non ho prodotti chimici, vado giù con un manico di scopa. Manico di scopa, tasto l'ambiente davanti a me. Tastando l'ambiente davanti a me, io vado a verificare che non si siano aperti i tombini e che dove vado, dove andrò a fare il passo successivo a quello dove sono, non ci siano pericoli di cascare in un tombino aperto. Questo è quanto. Ragazzi, poi allora andiamo sempre. Vabbè, adesso io vi spiego quello che è poi l'alluvione. Allora, io, ok, se siamo in macchina, andiamo a fare un attimo il discorso della macchina, anzi no, il discorso della macchina lo facciamo dopo, prima torniamo al discorso dell'alluvione. Allora, cosa facciamo se noi siamo alluvionati e abbiamo l'acqua sotto? Ci mettiamo belli belli sopra il tetto e facciamo gesti, ci facciamo notare, urliamo perché non è un problema che sti casi urlate, perché le persone che magari stanno ancora dormendo non vedono che sta arrivando la piena del fiume. Urlate per attirare l'attenzione sia dei soccorsi, che possono essere via terra o via aerea, e sia del vicinato. Noi stiamo avvisando il vicino che c'è un'anomalia, c'è qualcosa, stai su, vai sul tetto se c'è la botola, se non hai. Quindi muoviti, non stare nel letto. Questo è anche noi ci facciamo identificare dai soccorsi che possono arrivare. Un'altra situazione, io sono per strada, cioè io sono per strada e non ce l'ho il tetto. Quindi come facciamo? Allora, evitiamo assolutamente i sottopassi, perché i sottopassi sono la prima cosa con la pulizia delle fogne che abbiamo al giorno d'oggi che si allagano. E quanto si allagano i sottopassi, le macchine non sono fatte per andare sopra l'acqua, ancora le macchine che vanno sopra l'acqua ce ne sono poche, di solito nei parchi di divertimento ci sono delle, o per raggiungere i parchi di divertimento oggi ci sono dei pullman, oppure i mezzi militari o mezzi di pompieri che vanno per strada e per acqua, ma le nostre macchine non sono progettate per andare sopra l'acqua, quindi evitiamo i sottopassi assolutamente, guardiamo prima di fare un sottopasso che non ci sia troppa acqua. Cosa succede se per sbaglio, una malinconata situazione, ci troviamo sopra, ci troviamo in un sottopasso, oppure vediamo arrivare l'acqua. Se vediamo arrivare l'acqua, prendiamo in mano l'usare. Però se ci troviamo in un sottopasso, siamo stati così intelligenti da volerci andare perché noi abbiamo la macchina, abbiamo l'audio, so, abbiamo la macchina più potente al mondo che riusciamo a passare, 6 secondi di passare, poi rimaniamo bloccati lì. Usciamo dal finestrino, che tanto la macchina è spacciata in quel caso, e ci mettiamo sopra il tetto perché il tetto ci dà una sicurezza in più di poterci salvare. Perché noi ci mettiamo a un'altezza pari, bene o male, a 1,70 m, 1,60 m, 1,70 m, 1,60 m d'acqua. Sì, possono arrivare anche 3 metri d'acqua, però difficilmente all'inizio arrivano quei metri lì e cerchiamo di aiutarci così, insomma, di uscirne così. Stare sopra il tetto della macchina già ci portiamo in una posizione alta, che non è male come cosa, capito? Quindi ci portiamo alla posizione alta sopra la macchina. Andiamo a vedere quella che potrebbe essere la prevenzione di queste cose. Allora, innanzitutto la prevenzione di queste cose, io ho la slide qua in giro. Ah no, prima di fare la prevenzione vi voglio dire un'altra cosa. Quanto è bello l'argine che si è rotto dopo, che cavolo. Quanto è bello l'argine che si è rotto dopo. Allora, l'argine che si è rotto dopo che è passata l'alluvione, una cosa o un'altra, io vado a vedere l'argine. Questo è l'argine rotto sotto i miei piedi, quello è l'argine rotto dall'altra parte, sentiero che non c'è più, qui passa il fiume. Non fate mai la cavolata di andare a vedere un argine rotto, perché uno non è bello, due, l'argine rotto, non è detto che sotto i vostri piedini non ci siano altri buchi, perché come si rompono gli argini? Il 90% degli argini che si rompono perché vengono fatte delle tane, delle nutrie. Le nutrie sono dei topponi molto molto bravi a fare delle gallerie alte 20-30 cm e fonde anche 3-4 metri. Possono passare anche da parte a parte dell'argine. Quindi un buco di 30-40 cm, fondo 5-6 metri, anche 8-10 metri, o un buco passante da parte a parte dell'argine, ahimè, quando l'acqua sale passa dentro
si riempiono tutte queste gallerie sotterranee, ne fanno veramente tante perché sono dei costruttori di gallerie fenomenali, e l'argine viene giù. Quindi, ragazzi, sotto di voi ci possono nascere 50-60 metri di galleria che si riempiono d'acqua, e sotto i vostri piedi viene giù l'argine e voi andate via con la fiumana e il fango, ed è peggio il fango della fiumana. Quindi non fate l'errore di andare sopra l'argine rotto, non è bello, non è divertente, c'è da farci male. E adesso andiamo a parlare. Qui sì, vabbè, sali sul tetto, una cosa un'altra slide del tetto che dice non fate questa simpatica come foto che dice salite sul tetto, cercate di attirare l'attenzione. Cioè, salite sul tetto, non state in casa, qui di acqua ce n'è tanto. Quindi avete proprio il posto giusto per andare sul tetto. Andiamo a vedere come. Cosa devo dire ancora? Prima di passare a quello che è l'elaborazione dell'emergenza da parte nostra. Ok, questi. Esistono, si trovano, e faccio della pubblicità occulta sui siti, dei cuscinetti, dei sacchi che a contatto con l'acqua si gonfiano. Se messi bene. Questi non sono messi proprio benissimo, però se si fa una quello che si chiama la coronella attorno al fontanaccio, che ne parleremo quando parleremo, poi faremo il corso dei fontanacci, delle coronelle. Se facciamo un insieme di sacchi messi a mo' di mattoni, non so se sapete che i mattoni sono messi uno sopra l'altro, sempre intercalati, ecco, se facciamo due cose così siamo messi bene. Nel senso che abbiamo messo i sacchi uno sopra l'altro, li abbiamo incastrati uno con l'altro, pigiati molto, questi qui a contatto con l'acqua si gonfiano, e andiamo già a prevenire un pochettino l'alluvione. Se la facciamo alta con i 30-40 centimetri, ci compriamo quei 30-40 sacchi, questi sono abbastanza grandini, e andiamo a marginare un po' il danno che potrebbe essere quello della nostra abitazione. Come ci muoviamo? Allora, vediamo qua, le ho fatte vedere bene o male tutte. Come ci muoviamo questa allora? Questa è la mia postazione, adesso io la faccio vedere. Questa è la mia postazione da dove vi sto parlando adesso, dove poi tengo anche i controlli, cioè questo è il mio, diciamo così, sub-ufficio, dove tengo tutti i controlli della situazione, della cosa da dove qui. Quindi il sito è gratuito, questo sito qui. Adesso proprio lo faccio vedere. Questo è il secondo schermo che qui ci tengo di solito le cartine, adesso l'ho tenuto qui per fare la foto, l'ho tenuto spento perché qui di solito ho tutti i soccorsi, ho la chat con le persone, una cosa o un'altra, quindi questo schermo qui di solito io lo uso per interagire con le persone, con alcuni enti che mi danno supporto, senza fare i nomi degli enti perché non voglio spoilerare, diciamo così, i nomi di persone che ci danno supporto e ci dicono anche dove intervenire, ma a parte quello abbiamo i social che ci aiutano a intervenire tantissimo. Quindi io personalmente, ma poi ci sono anche altre persone che stanno con me, cioè a volte, quindi io da questa postazione riesco a gestire. Con Windy vado a vedere in tempo reale quello che è il meteo, adesso proprio ve lo faccio vedere Windy, e qui ripeto, qui ho contatto con le persone, ho le schede degli interventi fatti, insomma c'è un po' di roba, che anche quelle sono condivise, sono programmi condivisi. Questo è un monitor, che questo ci ho lasciato una foto, però questo qui è un monitor dove vado a vedere di solito i livelli idrometrici in tempo reale, quelle cose di aggiornamento. Sono programmi, questo che ho qui, adesso non ve lo faccio vedere, questo qui è un programma a pagamento dove è a contatto con gli enti di bacino e quindi ti danno in tempo reale i valori degli idrometri. Idrometri, che cos'è l'idrometro? L'idrometro è quel metro elettronico che spara un laser nell'acqua, di solito vi vedete magari con i bottiglioni bianchi, e spara un laser nell'acqua che ritorna. Il tempo che ci mette a sparare e tornare il laser ti dà l'altezza del livello dell'acqua, e quello si vede papale papale. Questo è il centro di lavoro dove lavoro io. Diciamo, per coordinare le emergenze, quello l'ho fatto vedere, staccato tutto qua. Cantina La Gata 2, forse non l'ho già fatto vedere, però facciamo vedere un'altra cantina per far vedere, ma penso che l'avevo fatto vedere, sì, questa l'avevo fatto vedere, però prima.
E bene o male le slide che vi devo far vedere ve le ho fatte vedere tutte. Adesso vi faccio vedere un attimino come continuiamo col discorso quindi della postazione mia di via, ma anche di controllo, diciamo così, del territorio. Andiamo a vedere quindi che cos'è Windy. È un programma gratuito, io ve lo faccio vedere. Ok, io qui ho in tempo reale gli ultimi 14 minuti, 4 minuti, 29 minuti. Animazione delle particelle sempre attivo, pressioni non mi interessa. Io qui ho il 3D, ho tutte le cose, dopo queste qui sono tutti i comandi che non stiamo guardando in tempo reale. Adesso io qui stavo guardando oggi, che mi, perché dopo faccio anche un po' di prevenzione, quindi vado a vedere un po' nella, no, nel nostro posto, per esempio. Qui mi dice che 7 minuti fa ho questa. Se vado a vedere queste, se vado a vedere, vado a cambiare, vado a vedere queste. Queste sono tutte Fabriano. Diciamo di scena, però siamo per vedere. Comunque, io qui posso vedere, ecco, le webcam anche più vicine vado, più vedo quello che è il litorale. Per esempio, queste Cesenatiche, in questo momento io vedo che non c'è acqua in spiaggia, e non c'è acqua in spiaggia, cioè c'è acqua nel senso che non sta succedendo niente di che. E andiamo a vedere questa qua. Il mare è tutto ritirato. Io posso andare a vedere, a volte ci sono anche, a volte no, delle GoPro per le strade. Adesso io vado a vedere uno dei posti più allagati ultimamente, che siamo attorno alla Venna, quei posti lì. No, questo non serve. Abbiamo già fatto le dune, quindi ci siamo già messi. Qui mi dà, vedi, il vento, la longitudine, tutto qui è, quindi è molto molto dettagliato per quello. Radar meteo. Andiamo a vedere. Scendo da posizione. Andiamo a vedere, allora, io piogge e fulmini, vado a vedere se da noi in questo momento, andiamo a calare un po' la situazione. Andiamo a farla più piccola. Ok, io vado a vedere se questa condizione, vedete qui dietro ci sono i fulmini e le cose, vuol dire che qua sta piovendo abbastanza forte. Quando qui io ho una scala, questa qui è la scala di cosa? Quando cominciamo a essere tra il 15 e il 20, incominciamo a preoccuparci, tra il 20 e il 30 cioè mi preparo a intervenire in queste condizioni. Adesso per il momento è tutto verde, siamo tutti tranquilli, quindi non stiamo a. Qui c'è la GoPro, questa è quella che sto guardando, quindi qui siamo alla Venna, piove ed è, mi fa tornare indietro per vedere, vedete che posso tornare indietro di tanto tempo, vedere com'è stata la situazione da ieri sera a stamattina. Accumulo di pioggia è importante perché anche quello mi dà un'idea di più o meno di dove andare a intervenire se c'è da intervenire. Io vedo che adesso qua il problema grosso è a Padova e quei posti lì, quindi non è un problema, diciamo così, che riguarda la nostra zona. E vabbè, nuvole, mappe del calore, temperatura, pioggia, fulmini, vento, radar, satelliti. Con satelliti andiamo a vedere tutte proprio le zone che vediamo qui da sopra, che è tutto uno strato nuvoloso. Insomma, questo è quanto. E vediamo sempre col nostro coso qui, la nostra striscia qui, il nostro bigliellino qui, andiamo a vedere quello che è il rischio. Fino a quando non siamo attorno ai 210 non ci cominciamo a preoccupare. Dopo c'è uno, sì, uno può dire io voglio fare una pianificazione, se lo faccio vedere qui che è meglio, tu fai distanza, pianificazione, scandagliamento. Questo dopo magari facciamo un video a parte dove andiamo a spiegare che cosa sono tutti questi strumenti, perché ce n'è tanta qui per Windy. Quindi ragazzuoli, io vi ho fatto vedere un attimino come operiamo noi, quindi non qua qui retro, mai nessuno indietro. È una postazione, è una squadra che non è che si muove proprio così così, dice vabbè, questi qui vanno un po' alla casseggia. Dietro c'è sempre una pianificazione di tutto.
Quindi io so che nel secondo monitor mi scrive Pinco Pallino su, perché c'ho anche, vabbè, adesso per rispetto non faccio vedere, però nel secondo monitor mi scrive, ecco, mi scrivono questi messaggi di interventi da fare, perché il telefono questo qui va solo per gli interventi adesso. E mi scrive: io ho bisogno in via tal di tali a Cesenatico. Io mi vado a vedere nella cartina, primo monitor, cartina, dov'è questo io, quindi mi faccio già un'idea di dove devo andare, l'attrezzatura che devo prendere, vi chiedo le informazioni, quindi fate mandare una foto di quella che può essere la cantina, quello che può essere il garage, quindi una foto da esterno senza mettere a rischio neanche la persona, quindi dall'alto, e poi mi faccio il mio carrello dove vado a mettere le motopompe. Abbiamo delle motopompe fino a 1230 litri al minuto e delle elettropompe da 750 litri al minuto, dei generatori da 5 kW, quindi insomma siamo attrezzati per gestire l'emergenza, ti dà acqua, quindi l'emergenza idro siamo più che avanti, tubature fino a 80 metri di tubature, quindi per le pompe, quindi cioè, noi riusciamo a cavare l'acqua da un punto e portarla a 80 metri più avanti con le pompe che abbiamo, la prevalenza, per chi sa su cos'è la prevalenza, possiamo pescare fino a 8 metri d'altezza, quindi possiamo andare giù a 8 metri, tanta roba. E questo è quanto, ragazzi. Io spero che non vi siate annoiati, che vi siate divertiti. E iscrivetevi alla squadra, perché i soccorsi li facciamo anche se ci iscrivete, ma se li fate qui, se li iscrivete qui li vediamo meglio. E Melgi vi saluta, vi augura una buona giornata, mettete like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti ragazzuoli e soprattutto fate i bravi. Ciao ciao.